Edizione di mercoledì 12 di luglio. Maltrattamenti contro la compagna di Corinaldo, condanna ad un anno e quattro mesi. Pena sospesa ad un 35enne di Trecastelli, obbligato però a frequentare percorso psicoterapeutico per soggetti maltrattanti. Beatles Senigallia 2023, alla Rocca Roveresca, inaugurazione della mostra fotografica. Apre giovedì 13 luglio, Beatles Senigallia, città della fotografia. Piazza Roma, gremitissima, invece sabato 8 luglio per Beatles Forever. Emanuela Fontana presenta a Senigallia il suo libro La correttrice, l'autrice dialogherà con Alessandro Andrianelli mercoledì 12 luglio da YoBook durante l'evento Book Party. Masterchef a Senigallia per registrare una puntata in città Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. Oggi la consegna di un encomio da parte del Consiglio regionale delle Marche, un riconoscimento prestigioso per meriti sportivi. Sei detentore di due titoli mondiali. Quando hai vinto questi titoli e in che cosa consistono? Sì, oggi è stata per me una giornata importante, sono grato appunto per questo riconoscimento. E sono due titoli, appunto, titoli mondiali di kickboxing professionistici. E l'ultimo è quello del titolo mondiale ISCA di kickboxing, conseguito il 25 marzo di quest'anno 2023 al Casinò di Campione d'Italia, mentre l'altro lo vinsi nel 2021 a Monaco di Baviera, al Deutsche Theater di Monaco di Baviera. E quindi grazie appunto a questa vittoria sono attualmente detentore di entrambi i titoli, e questo per me è una grande soddisfazione dopo tanti sacrifici e tanto impegno, e speriamo sia, ecco, un altro punto di partenza come sempre. Oltre ad essere un atleta sei anche un allenatore, e in cosa consiste il tuo ruolo di allenatore, come lo svolgi? Il ruolo di allenatore in vari ambiti, nel senso che prima di tutto sul territorio abbiamo una palestra che si chiama la Fight House Pesaro, di quale sono appunto il direttore tecnico, e quindi alleno amatori, dilettanti, anche atleti professionisti altri, e quindi la divulgazione dello sport, e anche d'altra parte, quindi da una parte lo sport per tutti e dall'altra uno sport anche appunto professionistico a livello dilettantistico, quindi agonistico sicuramente, amatoriale e agonistico. Mentre a livello internazionale sono impegnato da un po' con vari atleti di spessore a livello internazionale per quel che riguarda soprattutto l'MMA, che è uno sport simile, e collaboro con la UFC, che a questo momento è la sigla più importante al mondo in termini di appunto di MMA, di sport da combattimento, che è negli Stati Uniti, e quindi faccio vari seminari in giro per il mondo e alleno atleti appunto professionisti statunitensi e latinoamericani. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Le nostre rubriche, una foto al giorno, lo scatto di oggi appartiene a Daniele Crognaletti dal titolo Luci del Crepuscolo. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like, 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Le condizioni meteo di giovedì 13 di luglio sulle Marche. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. Non sono comunque previste piogge. Le temperature, la massima sarà di 31 gradi, la minima di 25. I venti saranno tesi e il mare poco mosso. Grazie per averci seguito, a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.